dai. Non si può continuare a soffrire in questo modo, però, dai. Cioè, vai due volte in vantaggio, ti fai rimontare due volte, non solo, alla fine rischi pure di perderla. E vabbè, niente, questa vittoria sembra ormai una maledizione, sembra non voler davvero arrivare mai. Ma ripeto, come detto poc'anzi, alla fine ci è andata bene perché abbiamo rischiato anche di perdere questa partita. Quindi, Hellas Verona-Lecce 2-2, prima di cominciare a parlarne, vi invito a lasciare un pollicione in su, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto e fatemi sapere con un commento cosa ne pensate di questa partita. Allora, sicuramente una partita dalle due facce, perché un primo tempo che comincia bene per il Verona, subito due o tre occasioni, ma non pericolose, e poi dal quindicesimo in poi il Lecce riconquista campo e praticamente fa sparire dal terreno del gioco il Verona perché ha tante occasioni, un tiro di banda a giro, una conclusione di Sansone di poco alto sulla traversa, e poi al trentesimo minuto arriva il gol di Rémy Houdin, il secondo gol in campionato, una bellissima conclusione di destro, che prende il giro esterno, prende il palo ed entra in porta, nulla può farci, non ti può, ed è 1-0. Ed eravamo in completo controllo della partita e poi arriva il gol dell'1-1 del Verona al 42esimo, un gol veramente da polli. Lì secondo me l'errore è stato sia di Falcone, che ha sbagliato un po' il rinvio, che di Dorgu, perché praticamente ha sbagliato il passaggio, era messo un po' sotto pressione, sì, ma secondo me poteva controllare benissimo il pallone e mandarla più lontano che poteva. Dorgu sbaglia completamente la misura del passaggio, si avventa sul pallone di Juric, che poi serve Ngonge, che col destro in maniera da una posizione defilata trafigge Falcone, su cui poteva fare qualcosina di più, perché comunque hai preso gol sul tuo palo che difendi ed è sempre pesante per un portiere. Quindi 1-1. E lì, a fine del primo tempo, ero davvero arrabbiato, perché secondo me, per tutte le occasioni che avevamo avuto, meritavamo secondo me di stare almeno 2-0, perché prima del gol del 2-1, Banda si è divorato, tanto per cambiare, un gol davanti a Monti Po'. Cioè lì, praticamente, non puoi sbagliare quei gol, Banda, perché poi, come vedi, quelle occasioni sono fatali per la partita, ovviamente. Secondo tempo invece, secondo tempo difficilissimo. Difficilissimo perché chiaramente il Verona parte forte, come nel primo tempo, ha tante occasioni e Falcone si supera perché fa degli interventi mostruosi su due tiri di Duda, uno da fuori area all'incrocio, una conclusione di Ngonge. Veramente si supera Falcone facendosi perdonare un po' dall'errorino del primo tempo. E poi però arriva il gol del 2-1 del Lecce con Gonzalez, che trova il primo gol in campionato nel momento peggiore della partita, troviamo il vantaggio. Gonzalez ha un po' di spazio sulla destra, fa partire la conclusione deviata in maniera fatale da Lazovic e poi entra in porta. Deviazione appunto che manda completamente fuori dai giochi Monti Po' ed è 2-1. Purtroppo però, come detto poc'anzi, tolto il gol, non ci siamo stati proprio in campo. Il Verona poi ha messo in campo forze fresche, ha messo Bonazzoli, lo stesso Lazovic, perché veramente era intenzionato a riprendersi questa partita e trova il gol del 2-2 con un bel colpo di testa di Juric sul calcio di punizione, su cui forse Falcone anche lì poteva farci qualcosina, perché non era un colpo di testa irresistibile, si è fatto trovare un po' in controtempo Falcone e quindi poi il Verona la pareggia. Ma davvero, davvero, lei l'ha saputo tantissime occasioni anche per segnare il gol del 3-2, ma per fortuna siamo riusciti a sventarle. E poi, oltre al danno, anche la sfortuna, perché Piccoli trova il gol del 3-2 ancora una volta annullato, questa volta non per un fallo, non per un pestone, ma per un fuorigioco di Banda che è netto, quindi vabbè, è annullato anche questa volta il gol a Piccoli. E poi dopo 4 minuti di recupero la partita si conclude con il risultato di 2-2, quindi parità. Ripeto, sono arrabbiato perché questa partita si poteva portare a casa, ma per il secondo tempo visto alla fine ci è andata bene, ci è andata bene perché si poteva anche perdere questa gara. Quindi è un punto comunque che guadagniamo dall'Empoli, quindi dal terzultimo posto, perché eravamo a più 4, adesso siamo a più 5, quindi diciamo si sono limitati i danni, ma è stato davvero un peccato. Adesso chiaramente ci sarà il Bologna in casa, una partita molto difficile, una partita in un'atmosfera speciale perché il 3 dicembre, o meglio il 2 dicembre, ricorrono i 40 anni della morte di Lorusso e Pezzella. La partita si giocherà il giorno dopo. Su quella partita ho in mente
un contenuto speciale dovessi riuscire a farlo, sarebbe tanta roba, ma non voglio spoilerarvi niente. Che dire, vi ringrazio di cuore per aver visto questo video. Forza che c'è sempre, e alla prossima con nuovi contenuti sulla nostra squadra del cuore. Ciao a tutti.